Eccoci qua, ciao, ciao, buonasera a tutti, vai, si fa il sugo, questa volta particolare, vabbè, allora, abbiamo i peperoncini che mi ha dato Filippo, allora, ho aperto un cornettino e questo qui è gestibile, dalla metà fino lì, da lì in poi, no, i semi comunque, e poi ho provato a aprire questo, che era metà verde, metà giallo, metà rossastro. Ma ne ho dovuto mettere veramente pochissimo. E poi se provi come lo tocchi e ti metti le dita sulle labbra, ti brucia tutto. E quindi ho fatto la mia solita cosa, svampare. Che allora c'è l'acqua frizzante, un goccino di vino, il prosecco e la vodka. Eccoci qua, quindi peperoncino Filippo e oggi, questo oggi, allora, come potete vedere, poco olio, meno del solito, uno spicchio d'aglio e basta, tagliato in quattro perché era grosso, comunque dopo lo togliamo, e la cipolla che era già a riposare perché poi dopo sono anche andato al bar, infatti il peperoncino qui basta, adesso lo rimettiamo via. Lo teniamo per domani. Comunque quello lì è fortissimo, quello. Il cornetti invece va bene. Allora, perché poco olio? Perché andremo a mettere una carne che poi farà tanto grasso. Che è salsiccia, salsiccia. Su questi 2 etti, ma no, metto meno. 2 etti rotti. Allora, metto, mi sa, faccio metà, provo, dai, vediamo, forse ci vuole un e mezzo. Comunque, vabbè, adesso vi faccio vedere dopo quando siamo in cottura. Adesso rimettiamo qua. Riposare ha riposato perché erano le 7:30, sono andato al bar. È stato già lì a bagno d'olio, che poi ce n'era poco, quindi partiamo, la soffriggiamo, ma diventa più una sfuma, una non mi viene, una stufata, no, ma no, no, viene una rosolata biondina, no, non dorata, deve essere biondina. Eccoci qua. Ok, stiamo facendo rosolare. E più che altro sta iniziando a uscire l'acqua, perché l'olio era poco, quindi deve comunque. Purtroppo la luce non si vede. Comunque al momento niente sale, si fa andare ancora così. Poi quando si è appassita un attimo, diciamo, allora andiamo con un po' d'acqua. Anzi, quell'acqua là col vino, il peperoncino, già un pizzichino di sale, ma poco poco poco. Perché sennò dopo si sente troppo. Oppure sono io che ultimamente esagero. A volte magari mi vengono i peperoni salati, oppure l'altra volta dolci. Vabbè, adesso ci rivediamo tra poco. Ok. Sì, sto tenendo leggermente inclinato, ma non si vede. Forse da di qua. Vabbè, appoggio su un'altra tempra così l'olio sta tutto inclinato, così riesce a stare tutto bene al bagno. Allora, non riesco a fare tutto con due. Ecco, rimettiamo. Ok, ci siamo, adesso vi faccio vedere sotto la luce. Adesso la faccio vedere sotto la luce. Non si vede. Comunque ok. Così. Col soffritto siamo messi bene. La cipolla è imbiondita. Imbiondita, sì. No, vabbè. Non avete visto, ma ho messo anche un pizzichino di zucchero adesso. Nel frattempo, leggero leggero, perché adesso gli andiamo a dare la sfumata, perché
Adesso allora, intanto la fermo. Adesso la fermo così si appassisce bene. La faccio appassire. E dopo andiamo invece, riaccendiamo. Sfumata di quell'acqua lì potente. Pizzichino di sale anche qui. E poi quando si è asciugato bene tutto, cioè quasi tutto, perché devo mettere la salsiccia anche. Anche quella deve cuocere e poi lascerà tutto il suo grasso, quindi anche lì adesso stiamo a vedere. Comunque ve la faccio vedere la luce, è vero, l'ho detto dopo. No, ancora, beh, gli ho ridato un'altra scottata. Ok, eccoci qua. Ok, come potete vedere, ho l'aglio ancora a pezzi, la cipolla è imbiondita ed è appassita, come vi dicevo. Quindi, ecco qua, che però non deve essere dorata, perché adesso deve continuare la cottura. Lei deve arrivare fino alla fine della cottura del viaggio con la salsiccia. Quindi adesso ci andrà. Allora, come vi ho detto prima, gli ho messo un pizzichino di zucchero leggero leggero, però come ho iniziato a girare il profumo è cambiato, infatti, quindi ci sta, ci sta. E niente, adesso sfumata di quell'acqua potente con il peperoncino, e ci vuole un pizzichino di sale, però anche lì poco, perché sennò dopo si sente troppo, perché dopo va anche un pizzichino con la salsiccia, ma poco anche lì, perché già la salsiccia, anche lì bisognerebbe sentire quanto è saporita la salsiccia. Però poi si toglie l'aglio, vi faccio vedere a fine lavoro. Comunque per il momento così sta andando bene. Adesso bisogna sfumare, adesso si va a sfumare. E comunque non potete sentire che profumo manda. Poi quando scende di temperatura, quando scende il profumo è più buono. Quando è su che sta svolicchiando, che poi io non lo mando su, l'olio non mi piace bruciato, quindi tengo tutto basso. E comunque il sapore mentre bolle è troppo forte. Ma come scende un attimo la temperatura e gli dai una nusata, mamma mia che buona. Sarebbe già buona così. Però devo finire il lavoro. Quindi stiamo a vedere alla fine com'è. Ok, sta iniziando adesso a svolicchiare. Dai, la cipolla sì, alla fine è vero, diminuita parecchio. Vai, andiamo con questo. Tiriamo su. Girata. Adesso mettiamo anche quello un po' normale, così, ecco qua, così gli mettiamo un pizzico di sale, leggero, proprio un pizzichino, ecco qua, perché dopo c'è anche la salsiccia che fa capire se è molto saporita. Comunque un pizzichino di sale va anche nella salsiccia, ma poco, anche lì dipende. Sì, il profumo va bene, la cipolla si è rinvigorita perché ha ripreso un po' di umidità, infatti. Quindi non bolle, bisogna aspettare. Ha ricominciato a svolicchiare.
queste cose ve le taglio tanto. Infatti no, mi conviene andare prima con questo. Perché si sente molto il vino, esagerato forse con col vino. Comunque, via, andiamo. Ecco qua. L'ho stagliuffato a tutti i pezzettini, bocconcini, diciamo, fa tutti i bocconcini. Invece la gente la mette intera, no? Io preferisco già bocconcini e poi sto attento a non romperla, a fargli cuocere per bene. E questa la tengo per boh, un altro giorno, domani. Domani me lo rifaremo. Qui sta ancora andando, quindi ancora ce ho dovuto aggiungere dell'altra acqua normale che sentiva troppo il vino. Quindi adesso così svampa un po'. Poi quando vedo il momento giusto, gli butto la salsiccia. Yeah, ci vediamo dopo. Ok, adesso togliamo l'aglio, quello che è rimasto più grosso, quello che si è spappolato ame, è più dolce. Il resto, questo qui, vedi. Lì un pelino si è spappolato, quello è andato. Ce n'è un altro. Erano 5, 5 pezzi, quindi 1, 2, 3, 4. Ah, lì c'è il pezzettino che si è rotto. Ah no, erano 4. Sì, perché era uno che ho diviso in 4, postolo. Questo quasi quasi glielo lascio, non ci vuoi staccare. A posto, adesso riaccendiamo. Accendi, accendi. E finiamo con la salsiccia. Alla fine ho dovuto aggiungere un po' di sale perché sembrava dolce. Però bisogna vedere il risultato finale, infatti, dopo quando si asciuga tutto. Comunque vediamo adesso alla fine. Purtroppo non si vede bene. Il profumo è buono. Profumo, sì, buono. Adesso lo sto rimandando in ebollizione. Appena incomincia a bollire, mettiamo la salsiccia. In questo gli ho già buttato un pizzichino di sale. Così sono a posto. Spero di non aver esagerato con tutto il sale. Poi l'acqua è già pronta, anche lì. Oh, ecco qua, ci siamo quasi, visto? Siamo, altri 5 minuti, altri 5 minuti ci siamo. Sì, il colore della salsiccia tanto c'è, bastava farlo asciugare un altro po'. Altri 5 minuti, via. Oppure lo facciamo riposare, visto che comunque è bollito, eh? Ci penso un attimo. Comunque il profumo è buonissimo. Ho sentito anche un pezzettino di cipolla, è buonissimo. Ci vediamo tra poco quando lo butto dentro la pasta. Ok, ci siamo. 75 fusilli. Qua l'acqua sta bollendo. Vabbè, stava ancora, ci manca un bel po'. Ah, ci siamo. 10:20, 10:20, sì, io staccherei, basta, diamo la massima potenza.
ottima girata e via. Buono, 10:33. Sembrano un po' duretti, però va bene, va bene. Oh, se no si attaccano. Vai subito col sugo. E chi più ne ha più ne metta. Vai. Girata, così l'olio incomincia ad andare sotto, ok. Ok, speriamo non picchi troppo. Io lascerei già riposare un attimo invece di scaldare. Comunque sta assorbendo bene. Quindi mi sa che no, non ci va la mantecata, come si dice, la risottata. La mantecata. Perché adesso la pasta assorbe il tutto. Sì, se volete facciamo vedere. No, vabbè. Il tempo è quello lì. Dai. C'è un po' d'acqua lì, in effetti. Però adesso per me si assorbe. Stiamo a vedere, adesso aspettiamo. La salsiccia l'ho lasciata un po' grossa, potevo fare pezzettini più piccolini, comunque va bene. Cipolla è quasi sparita, infatti ce ne voleva un po' di più, come dicevano. Invece ho sbagliato anche lì. Comunque vediamo, e poi il sapore bisogna sentire. Ok, siamo al momento dell'impiattatura. Come in tutti i video di grandi chef. Poi scatterò qualche foto. Comunque no, è venuto bene. La pasta forse potevo lasciarla un po' di più, però impiattatura, speriamo non picchi troppo. Ma la pasta sembra molto al dente, comunque va bene così. Domani impiattatura assaggiamo così questo, via, se ne va via. C'è anche il peperoncino lì, non si vedeva, ecco. C'è anche il peperoncino, impiattatura, va bene. Adesso gli scatto due foto, allora via, posto. Quella è... Ciao.